Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, Bikes since 1893. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo, puntata dedicata al cross country oggi con i campionati europei di mountain bike da Lamosano di Chiestalpago in Veneto. Siamo in provincia di Belluno, in un territorio l'Alpago posto ad est del capoluogo ed è caratterizzato dalla presenza del lago di Santa Croce, molto conosciuto e frequentato dagli appassionati di sport velici. Lamosano, piccolo e grazioso centro in comune di Chiestalpago, ospita dal 22 al 26 luglio l'MTB European Championships, i campionati europei che tornano proprio qui in Veneto dopo 9 anni con le gare di cross country e trials. Organizza la società ciclistica Chiestalpago, coordinata da Paolo Zanon. La gara che seguiremo oggi è quella dedicata alla categoria elite maschile. Nonostante si tratti di gara valevole per il campionato d'Europa, alla partenza ci sono tutti i migliori del ranking mondiale UCI, i più forti bikers in assoluto. C'è da dire che manca lo svizzero Nino Schurter, che si sta preparando per i mondiali di Andorra. Un circuito, questo di Lamosano, che è stato valutato da tutti i bikers come uno dei tracciati d'eccellenza del ciclismo fuoristrada a livello internazionale. Gli atleti stanno entrando nella griglia di partenza, si sta concentrando il francese Maxime Marot. Manca poco alla partenza, tantissimo il pubblico presente oggi a tifare, e uno tra i più acclamati è sicuramente Marco Aurelio Fontana, l'olimpionico. Pronto anche Andrea Tiberi, neocampione italiano cross country, titolo vinto proprio la scorsa settimana a pochi chilometri da qui sul Montello. Ancora azzurri in gara con Luca Braidot, ex campione italiano cross country. Bellissima questa inquadratura dall'alto che ci fa vedere la zona di partenza con tanto pubblico a fare da contorno. Sono 71 i bikers pronti in griglia di partenza. Come dicevo, ci sono i migliori specialisti mondiali del cross country oggi a Lamosano, che si sfideranno su 6 giri del tracciato di 4 km e 778 metri con un dislivello di 183 metri. Attesissimo Julien Absalon, francese, vero fuori classe del cross country. Ricordiamo i 2 ori olimpici nel 2004 e nel 2008 e 6 medaglie d'oro e 2 d'argento nell'Europeo. Dovrà vedersela oggi con atleti come Manuel Fumic, Ralf Naff, Lucas Flückiger, oltre naturalmente ai nostri azzurri in gara. Alle ore 15 scatta lo start della gara più attesa di giornata, la gara elite maschile. Prime centinaia di metri su asfalto per poi tuffarsi sulla destra in discesa. Sulla parte bassa del tracciato i bikers sono partiti a tutta. Si prospetta una gara veramente spettacolare. Siamo verso la fine del giro di lancio, lo svizzero Ralf Naff è da solo al comando. Secondo posto per Julien Absalon, seguito da Lucas Flückiger, lo spagnolo Sergio Mantecón Gutiérrez. Ed ecco anche gli azzurri, Marco Aurelio Fontana, Luca Braidot. Il terreno è scivoloso, qualche problema all'uscita della curva.
Dietro al portoghese David Rosa ancora un italiano, Andrea Tiberi, campione italiano cross country, seguito dalla telecamera. L'atleta piemontese corre con una biammortizzata. Siamo ai primissimi chilometri di gara, gli atleti sono ancora in gruppo e passaggi impegnativi come questo possono creare problemi e molti scelgono di scendere dalla mountain bike. Come scende ora Cristian Cominelli, che ha alle spalle l'altro italiano, eccolo col pettorale 57, Luca Braidot. Il russo Timofei Ivanov, con dietro gli azzurri Nicolas Pettinà, Andrea Righettini, Mirko Tabacchi. Fortunatamente, nonostante le piogge dei giorni scorsi, il terreno ha drenato molto bene, il fango non è particolarmente insidioso. E siamo nel corso del primo giro, passaggio sul greto del fiume, Julian Absalon, seguito dagli svizzeri Lucas Flukiger, Fabian Giger, poi Ralf Naff. Queste sono le prime quattro posizioni. Quinto è Jaroslav Kuavi, sesto Manuel Fumic, poi Maxim Marot e il connazionale Sarro. Passa anche Sergio Mantecon, primo tra gli italiani è Daniele Braidot, poi anche a Marco Aurelio Fontana. Passaggio per Andrea Tiberi, la telecamera segue il francese Hugo Dreco. Passaggio per lo spagnolo José Antonio Hermida, ritmo altissimo in queste prime fasi di gara. Gli atleti sono tutti in fila indiana, tracciato molto duro questo di La Mosano, con lunghe salite impegnative alternate alle veloci discese. Ancora passaggi nelle retrovie, eccolo, troviamo anche Daniele Braidot, vice campione italiano cross country. E lui è il piccolo Thomas, figlio di Julian Absalon, anche lui pronto a tifare per il papà. Eccolo Julian Absalon, pettorale numero uno per l'atleta francese. Al comando, inseguito dallo svizzero Fabian Giger, poi il tedesco Manuel Fumic. Quarto posto per Ralf Naff, poi il ceco Kulavi, seguito dai due francesi Marot e Sarro. Chiude questo gruppo lo svizzero Lucas Flukiger. E primo tra gli italiani è Luca Braidot, in decima posizione con alle spalle Andrea Tiberi in grande rimonta. Il piemontese ha guadagnato in pochi chilometri parecchie posizioni, passaggio anche per l'olimpionico Marco Aurelio Fontana, che oggi non è in una delle sue giornate migliori, almeno ci sembra. Al comando continua la lotta testa a testa tra Francia e Svizzera con Julien Absalon e Fabian Giger. Terzo è ancora Manuel Fumic, tedesco. Quarto posto per Jaroslav Kulhavi, quinto Maxim Marot, poi Jordan Sarro, Ralf Naff. Chiude questo gruppo Lucas Flukiger, mentre gli italiani hanno superato lo spagnolo Mantecon, sono Luca Braidot e Andrea Tiberi, ma sono stati raggiunti dagli inseguitori. Questo gruppo è chiuso dal francese Dreco in 14esima posizione, 15esimo è Marco Aurelio Fontana, inseguito dall'altro francese Stéphane Tempier, poi il belga Ruben Scheire e lo slovacco Michal Lamy. Siamo alla fine del primo giro, immagini dall'alto, siamo all'uscita del bosco, Julien Absalon con alle spalle ora il tedesco Manuel Fumic, terza posizione per lo svizzero Fabian Giger. Posizioni invariate per gli inseguitori, ricordiamo un percorso questo di La Mosano di 4 km e 778 metri per 183 metri di dislivello a giro da percorrere per ben 6 volte. Intanto alternanza in testa, al comando ora Fabian Giger, svizzera, seguito da Julien Absalon, Francia. Terzo posto per la Germania con Manuel Fumic. E attenzione, non vediamo più il ceco Kulavi, ora in quarta posizione è il francese Maxim Marot, seguito dal connazionale Jordan Sarro e dallo svizzero Lucas Flukiger. Eccolo il ceco Jaroslav Kulavi, con alle spalle
lo svizzero Ralf Naf. Sesto posto e primo tra gli italiani è Andrea Tiberi, seguito da Luca Braidot, poi Rudy Van Host, olandese, David Rosa, Portogallo, e Hugo Decaux, Francia, che chiude la top ten. Passaggio per Sergio Mantecón, Spagna, che perde qualche posizione. E ancora attardato l'azzurro Marco Aurelio Fontana, tallonato dal belga Ruben Scheire. Siamo nel corso del secondo giro dei sei previsti. Continuano i passaggi in questo punto. Ancora tra gli italiani in gara Daniele Braidot, eccolo, uno degli otto atleti selezionati dal commissario tecnico della nazionale azzurra Uber Paluber. Seconda parte del secondo giro, area tecnica, attenzione sulla salita sopra l'abitato di Alpaos. Julien Absalon ha ingranato la marcia e ha staccato lo svizzero Fabian Giger, eccolo, e il tedesco Manuel Fumic in terza posizione. Ad inseguire due francesi sono col pettorale numero 9 Maxime Marot e il connazionale Jordan Sarro, che hanno perso la compagnia di Lucas Flukiger. Ecco lo svizzero in sesta posizione. Settimo è l'altro svizzero, Ralf Naf. Ottavo posto per David Rosa, Portogallo, con alle spalle l'azzurro Andrea Tiberi. Non vediamo più Jaroslav Kulavi. Il piemontese occupa la nona posizione, undicesimo è l'altro italiano Luca Braidot. Siamo a metà del secondo giro, Julien Absalon è da solo al comando. Il francese si allontana verso l'inizio del terzo giro, secondo posto per Fabian Giger, Svizzera. Staccato dal francese di 14 secondi, terzo è Manuel Fumic, il suo ritardo da Absalon è di 20 secondi. E attenzione, alle loro spalle si sta ricomponendo il terzetto inseguitore con i due francesi che sono stati raggiunti dallo svizzero Lucas Flukiger, mentre più attardato transita l'altro svizzero Ralf Naf, ora in settima posizione. Ottavo posto per David Rosa con Andrea Tiberi alle spalle, poi il francese Stéphane Tempier, Rudy Van Host e Hugo Decaux. Altro italiano Luca Braidot, eccolo, attualmente in tredicesima posizione. Continua intanto l'azione di Julien Absalon, sempre in testa alla gara. Siamo nel corso del terzo giro. Questo è uno dei punti più ripidi del percorso. Tantissimo pubblico ad applaudire i bikers in questo punto. Secondo posto per Fabian Giger, con alle spalle il tedesco Manuel Fumic. Il terreno è asciutto, i bikers riescono a fare questo punto in sella alla bicicletta, cosa non affatto scontata. Attenzione, ora al quarto posto c'è Jordan Sarro, mentre Lucas Flukiger ha raggiunto e superato Maxime Marot, che mette il piede a terra in questo punto. Lo svizzero Ralf Naf è in settima posizione e sta per essere raggiunto dal gruppo degli inseguitori con Tempier, Tiberi ora in nona posizione, Rosa, Van Host. Chiude questo gruppo il francese Hugo Decaux. Quattordicesimo posto per l'italiano Luca Braidot, con alle spalle l'austriaco Alexander Gebauer, che corre con il team italiano della Hydrodrain Bianchi. Siamo alla fine del terzo giro, ancora passaggio in discesa, passaggio molto tecnico, con curva e controcurva. Sempre Julien Absalon in prima posizione, adesso attraverserà la feed zone. Inquadratura dall'alto, spettacolare questo passaggio. Julien Absalon si appresta ad entrare nella zona tecnica, prende il rifornimento e si avvia a passare sotto lo striscione d'arrivo
per iniziare il quarto giro. E attenzione, in seconda posizione si è portato il tedesco Manuel Fumic, con alle spalle Fabian Giger, che è stato raggiunto da Flückiger e dal francese Jordan Sarro. Vedete le varie tecniche nell'affrontare questa ripidissima discesa. Sesto posto per Maxime Marot. Eccolo il francese. E settima posizione per il nostro Andrea Tiberi, in grande rimonta, è seguito da Ralf Naf, Stefan Tempier. Anche loro stanno per raggiungere la zona di arrivo, passaggio per Van Hoost, poi Ugo Drecco. E chiude questo gruppo David Rosa, Portogallo. Tredicesima posizione e secondo degli azzurri è Luca Braidot, piede a terra per il goriziano, continua la sua gara e per noi invece un attimo di pausa. Campionato europeo mountain bike, gara cross country categoria elite dalla Mosano di Chiestalpago in provincia di Belluno. Sempre al comando il francese Julien Absalon, tantissimo il pubblico lungo il percorso a incitare i bikers. E alle spalle del fuoriclasse transalpino si è formato un quartetto con il tedesco Manuel Fumic, Lukas Flückiger in rimonta che ha superato Fabian Giger in quarta posizione, quinto è il francese Jordan Sarro. Ecco gli atleti che si allontanano, ma torniamo ancora in testa alla gara. Tratto in discesa per Julien Absalon, che continua ad incrementare il proprio vantaggio. Per fortuna il sole ha asciugato il percorso e anche questo tratto risulta sicuramente scorrevole. Seconda posizione ancora per Manuel Fumic, inseguito da Lukas Flückiger, Fabian Giger. E quarta posizione per il francese Sarru. Sesta posizione per lo svizzero Ralf Naf, eccolo, mentre Tiberi è stato sorpassato da Sébastien Tempier e ora è in ottava posizione. Nono posto per il francese Ugo Drecu, eccolo. Undicesimo è Maxime Marot, anticipato da Van Hoost. Dodicesimo David Rosa, Portogallo. Mentre Alexander Gebauer, Austria, ha superato il nostro Luca Braidot. Eccolo l'atleta che corre per il gruppo sportivo forestale Olimpia Vittoria, che adesso si trova in quattordicesima posizione. Sempre Julien Absalon al comando del campionato europeo cross country. Stiamo seguendo la gara elite. Secondo posto per Lukas Flückiger, inseguito da Manuel Fumic, poi Fabian Giger e Jordan Sarru. E questo è Ralf Naf, inseguito da Andrea Tiberi in settima posizione, l'italiano, poi il francese Jordan Sarru. Altro francese, questo è Ugo Drecu, che occupa la nona posizione. Chiude la top ten Rudy Van Oost, olandese. Quinto e penultimo giro, siamo sulla parte alta del percorso. Continua l'azione di Julien Absalon, il campione olimpico francese, già vincitore di 6 medaglie d'oro e 2 d'argento agli europei. 35 anni, un palmarès veramente importante per lui. Ad inseguire ancora un quartetto con Manuel Fumic, Germania, Lukas Flückiger, Svizzera, poi Fabian Giger, Svizzera, e
a chiudere il gruppo degli inseguitori il francese Jordan Sarrou. Tanto pubblico lungo il percorso ad applaudire i bikers. Sesta posizione per Ralph Naf, seguito da Stéphane Tempier Francia, poi Andrea Tiberi, eccolo in ottava posizione il piemontese della FRM Factory Racing. Questo è il biker francese Hugo Drecu, pettorale numero 88 per lui. Continuano i passaggi, siamo alla decima posizione occupata dall'olandese Van Oost. Eccolo spingere sui pedali tra due ali di folla. David Rosa, Portogallo, e il nostro Luca Braidot. Ora in quattordicesima posizione, ma deve guardarsi dal rientro degli spagnoli Carlos Coloma e José Hermida. Si sta chiudendo il quinto giro, siamo nella zona fettucciata dove si tiene la scuola di mountain bike della società ciclistica Alpago, il campo scuola sempre Julien Absalon Francia in testa alla gara elite maschile. Sono 34 i secondi di vantaggio su Lucas Flückiger, terzo posto per Manuel Fumic separato dal battistrada di 40 secondi. Quarta posizione per Fabian Giger, quinto è Jordan Sarro, eccolo il francese. Sesto posto per Ralph Naf, Svizzera. Settimo è Stéphane Tempier, eccolo l'atleta francese. Ottava posizione per il nostro Andrea Tiberi, che ce la sta mettendo tutta per raggiungere il suo miglior risultato in campo internazionale per questa stagione 2015. Sempre in nona posizione il francese Hugo Drecu e chiude la top 10 del campionato europeo cross country l'olandese Van Oost. Eccolo col pettorale numero 14. Sesto ed ultimo giro, si alza sui pedali Julien Absalon, sempre da solo al comando, tratto in salita, ultime fatiche per il francese. Attenzione, sono rimasti in due ad inseguire Absalon, sono il tedesco Manuel Fumic e lo svizzero Lucas Flückiger. Per loro lotta per la medaglia d'argento a questi campionati europei cross country 2015 da Lamosano di Chiesa d'Alpago. Quarta posizione per Fabian Giger, si alza sui pedali il giovane svizzero che corre con il team italiano della Colnago. Quinto è Jordan Sarrou. Eccolo il francese, ultime fatiche anche per lui. Tratto in discesa ora Julien Absalon, il francese sente la vittoria in tasca, mancano circa 3 km all'arrivo. È sempre al comando. E attenzione, secondo posto per lo svizzero Lucas Flückiger, eccolo col pettorale numero 6 che è riuscito a sopravanzare il tedesco Manuel Fumic in questo tratto in discesa. Quarto è sempre Fabian Giger, Svizzera. È transitato non inquadrato Jordan Sarrou e questa è la sesta posizione occupata dallo svizzero Ralph Naf, pettorale numero 7. Settimo posto per Stéphane Tempier, Francia. Eccolo transitare davanti alla nostra telecamera. Ottavo posto per l'italiano Andrea Tiberi, per il fresco campione italiano una prestazione tutto sommato positiva. Nono è Hugo Drecu, francese, e chiude sempre la top 10 l'olandese Van Oost. Passaggio in centro a Lamosano, sempre Julien Absalon da solo al comando. L'arrivo per il francese è molto vicino.
inseguito sempre dallo svizzero Lukas Flückiger e dal tedesco Manuel Fumic in terza posizione. Ma andiamo all'arrivo di Lamosano di Chestalpago, dove tutto è pronto ad attendere il vincitore, ed è proprio il francese Julien Absalon a vincere il campionato europeo cross country categoria Elite con il tempo di 1:33:31. Bravo il fuori classe francese, applaudito dal pubblico. Seconda posizione per lo svizzero Lukas Flückiger, staccato di 34 secondi da Julien Absalon. Terzo posto per Manuel Fumic, Germania, il suo distacco dal vincitore di 50 secondi. E si completa così il podio del campionato europeo, mentre giunge in quarta posizione l'altro svizzero Fabian Giger. Eccolo chiudere la sua prova con un ottimo tempo. Quinta posizione per il francese Jordan Sarrou. Ottima prestazione anche per il francese, che si complimenta con gli avversari. Ottima prova anche per Ralf Naff, svizzera, e attenzione, giunge in settima posizione, acclamato dal pubblico, Andrea Tiberi, che nel finale è riuscito a sopravanzare il francese Stefan Tempier. Eccolo all'arrivo, che chiude in ottava posizione, 17° assoluto, e secondo tra gli azzurri è Luca Braidot, campione italiano cross country nel 2014. Eccolo all'arrivo l'atleta goriziano. Vedete un viso sofferente per Luca, è stata una gara molto dura per lui oggi, come lo è stata per Marco Aurelio Fontana, che chiude in 25esima posizione. Ma ora la parola ai protagonisti. Ma è un settimo posto sicuramente positivo, perché non è il mio miglior risultato a livello di campionati europei. Qui siamo contenti, però un pochino di rammarico, perché in partenza ho perso una trentina di secondi subito, perché quello davanti a me ha perso il pedale, siamo un po' fatti sfilare nel gruppo, quindi dai, poteva andare un pochino meglio, però siamo contenti, la forma è sempre buona e siamo contenti. Maglia tricolore onorata al meglio. Sì, non ce l'avevo addosso, però onorata. Adesso domenica prossima la indosserò per la prima volta e vediamo di onorarla al meglio anche lì. Fatica, oggi ho fatto tantissima fatica. Non è stata una delle mie migliori giornate, onestamente. Sono partito bene, però dopo ho sofferto tutta la gara e ho dovuto sempre difendermi. E con le nostre immagini restiamo in piazza Lamosano, la folla è pronta ad applaudire i protagonisti di questa gara, dove al terzo posto c'è la Germania con Manuel Fumic, al secondo posto medaglia d'argento per Lukas Flückiger, svizzera, e il vincitore della medaglia d'oro al campionato europeo cross country, il francese Julien Absalon, che mette il suo settimo sigillo sui campionati europei cross country. E sulle note della Marsigliese andiamo a sentire subito la voce del protagonista. Contento, ho vinto qui nel 2006, 8 anni fa. Mi piace molto questo tipo di percorso con salite ripide, e ho fatto gara perfetta, una bella partenza, e dopo ho fatto una bella gestione della gara, sempre davanti, e è meglio di essere davanti su questo tipo di percorso. Ho fatto il mio sforzo e ho preso tempo ogni giro sugli altri, e sono contento anche per Lukas Flückiger, che è il mio team, facciamo così con la BMC 1 e 2. E con le foto di rito, con le medaglie, vi ricordo che anche la settimana prossima MTB Gran Fondo vi proporrà altre sintesi delle gare dei campionati europei di mountain bike in Alpago. E da Lamosano è tutto, MTB Gran Fondo continua.
Restiamo con le nostre immagini in Veneto, ci spostiamo in provincia di Treviso sul Montello per seguire i campionati italiani cross country. Dopo la sintesi della gara elite maschile che vi abbiamo proposto la scorsa settimana, oggi vi facciamo vivere le emozioni della grande mountain bike con le competizioni dedicate agli atleti under 23 ed elite femminile. Alle ore 11 scatta lo start della gara under 23, per loro sono 4 i giri del percorso da compiere. Si parte a tutta, si alza un polverone, il terreno è molto secco. Si porta da subito al comando Gioele Bertolini, Merida Italia Team, lo vediamo ora col pettorale numero 50, seconda posizione per il compagno di squadra Mattia Setti, seguito da Stefano Valdrighi, quarta posizione per Nadir Colledani del Selle San Marco Trek. Attenzione, problemi per Gioele Bertolini che lascia la prima posizione al compagno di squadra Mattia Setti, che è tallonato da Nadir Colledani. Ed ecco Gioele Bertolini con alle spalle Dennis Fumarola del FRM Factory Racing Team. Siamo sulla spettacolare discesa della Fossa dei Leoni, Nadir Colledani, Selle San Marco Trek prende il comando, affronta in modo spettacolare la discesa. In seconda posizione troviamo Mattia Setti con alle spalle Gioele Bertolini, Dennis Fumarola in quarta posizione, Tornantino Rascas, nome ispirato al circuito di Formula 1 di Monte Carlo, sempre al comando Nadir Colledani, Selle San Marco Trek. Posizioni invariate alle sue spalle, Mattia Setti, Gioele Bertolini e in quarta posizione Dennis Fumarola. Questi sono i battistrada della gara Under 23, passaggio per Alessandro Serravalle della Carbon Hubo. Tratto in discesa, sempre Nadir Colledani in testa alla gara Under 23 e attenzione, Dennis Fumarola si è portato in seconda posizione. Terzo Gioele Bertolini, eccolo l'atleta del Merida Italia Team. Quarto è Alessandro Serravalle, non ci sono più il duo Merida, Mattia Setti e Stefano Valdrighi. Ma andiamo subito sul traguardo dove, attenzione a vincere, è Dennis Fumarola, FRM Factory Team, che negli ultimi chilometri ha sopravanzato Nadir Colledani. Eccolo l'atleta del Selle San Marco Trek che arriva secondo. Dennis Fumarola si laurea campione italiano cross country categoria under 23. Intanto Nadir Colledani si rinfresca, terzo posto per Gioele Bertolini del Merida Italia Team, podio under 23 con al terzo posto, come dicevo, Gioele Bertolini, al secondo Nadir Colledani, Selle San Marco Trek, e il vincitore del campionato italiano cross country categoria under 23, Dennis Fumarola del FRM Factory. E siamo alla gara femminile, pronte le atlete appartenenti alle categorie Elite, Under 23, Junior. Per le Junior sono 3 i giri del percorso da compiere, per le Under 4 e per la massima categoria 5 giri del percorso. Pronta in griglia Alessia Bulleri, Mara Fumagalli, tutte le migliori presenti, Anna Oberparleiter, poi c'è Serena Calvetti della Coratec Kate, e la più attesa di giornata sicuramente è lei, Eva Lechner del gruppo sportivo Esercito. Alle ore 13 scatta lo start della gara femminile, le prime a partire sono le ragazze Elite, eccole che si allontanano verso il giro di lancio, seconda partenza dedicata alle atlete under 23. In questa categoria sicuramente da tenere d'occhio l'atleta altoatesina Lisa Rabesteiner, terza partenza dedicata alle atlete junior. In questa categoria la favorita sicuramente è Martina Berta.
Inizia il primo giro da subito al comando Eva Lechner, tallonata da Serena Calvetti. Terzo posto per Anna Oberparleiter, poi transita Mara Fumagalli. Chiude questo gruppo Marta Pastore, attenzione prima under, Chiara Teocchi, Idrodrain Bianchi, Rebecca Gariboldi, Jessica Pellizzaro, Giulia Gaspardino, eccola l'atleta della Scott Racing Team. Nella gara junior prima posizione per Martina Berta, seguita da Greta Seivald, Eleonor Barmaverein, chiude il gruppo di testa Giorgia Marchette. Siamo a metà del primo giro della gara elite femminile, è da sola al comando Eva Lechner, la fuoriclasse del centro sportivo Esercito, seguita a vista dalla piemontese Serena Calvetti. Eccole che si allontanano verso la seconda metà del giro. Terzo posto per Anna Oberparleiter. Continua il forcing di Eva Lechner. Eccola l'atleta del centro sportivo Esercito ancora al comando. Seconda posizione per Serena Calvetti, la piemontese della Coratec Kate. A qualche secondo di distacco dalla Alto Atesina, terzo posto per Anna Oberparleiter, Carraro Team Trentino. E prima atleta under Lisa Rabesteiner, Focus XC Italy Team. Seconda posizione per Emily Colomb, sua compagna di squadra, tallonata da Chiara Teocchi, Idrodrain Bianchi. Ancora passaggi con Serena Tasca, TTC Factory Team. Prima junior è Martina Berta della SD Courmayeur, la Valdostana. Seconda junior Alessia Verrando, seguita da Nina Joker, Dynamic Bike Team. Siamo alla fine del primo giro, tenta di prendere il rifornimento Eva Lechner. Continua l'azione dell'Alto Atesina del centro sportivo Esercito, sempre al comando da sola. Si allontana verso il traguardo. Seconda posizione per Serena Calvetti, Coratec Kate, che è stata raggiunta da Lisa Rabesteiner, che occupa la prima posizione tra le atlete under 23. Inizio del secondo giro, tanto pubblico lungo il percorso. Continua il forcing di Eva Lechner con alle spalle Serena Calvetti e la prima under 23 Lisa Rabesteiner. Continuano i passaggi, questa è Emily Colomb, sua compagna di squadra Anna Oberparleiter, Carraro Team Trentino. E questa è Serena Tasca, TTC Racing Team, che ha raggiunto e superato, la vediamo di spalle, Chiara Teocchi, Idrodrain Bianchi. Ancora Eva Lechner, sempre saldamente al comando del campionato italiano cross country. Siamo sul Montello, in provincia di Treviso. In seconda posizione si è portata, attenzione, Lisa Rabesteiner, ha raggiunto e superato Serena Calvetti. Spinge a tutta, ce la fa l'atleta altoatesina del Focus Italia Cross Country. Terza posizione per Serena Calvetti, tallonata a pochissima distanza da Emily Colomb. In seconda posizione tra le under 23, passaggio per Serena Tasca, TTC Factory Team, ora in terza posizione, sempre tra le under 23. Gara junior, sempre in testa Martina Berta, valdostana del SD Courmayeur Mountain Bike. Seconda posizione per Greta Seivald, Focus XC Italy Team. Eccola transitare ora davanti alla nostra telecamera. Divisa aperta per le atlete, il caldo si fa sicuramente sentire in questa giornata di luglio. Terzo posto per Nina Joker,
Dynamic Bike Team. Ma torniamo in testa, terzo giro, sempre al comando Eva Lechner. Seconda posizione assoluta e prima tra le Under 23, l'Alto Atesina. Lisa Rabesteiner, Focus XC Italy Team, terza assoluta. Serena Calvetti, poi Emily Collomb e questa è Serena Tasca. Altro punto spettacolare del tracciato, il canalino Sartorelli. Eva Lechner sempre saldamente al comando del campionato italiano cross country. Seconda posizione assoluta, ancora Lisa Rabesteiner che occupa la prima posizione tra le under 23. E attenzione, terza assoluta è Serena Tasca che ha raggiunto e superato la piemontese Serena Calvetti. Continua la marcia trionfale per Eva Lechner che dimostra di essere un gradino superiore alle avversarie. Il percorso del campionato italiano cross country è un tracciato permanente per la pratica della mountain bike. Respira la vita è il nome del percorso dedicato a Luca Panighel e Pedali di Marca, la società organizzatrice dell'evento. Con questa iniziativa ha aperto veramente la strada allo sport all'aria aperta sul Montello. E questa è Emily Collomb del Focus XC Italy Team. Terza atleta elite è Mara Fumagalli, KTM Protec Dama. Gara junior in testa è Martina Berta, ASD Courmayeur. Secondo posto per Alessia Verando, Valcar PBM. Ma andiamo all'arrivo, dove tra le donne junior vince Martina Berta della SD Courmayeur. Brava la Valdostana, seconda posizione per Alessia Verrando, Valcar PMB. E siamo al quarto e penultimo giro del percorso. Continua l'azione dell'Alto Atesina Eva Lechner, atleta del Centro Sportivo Esercito. E attenzione, al secondo posto si è portata Serena Tasca, TTC Pro Racing Team, con alle spalle Lisa Rabesteiner. Quindi svolta per la gara Under 23 a meno di un giro dal termine. Abbiamo visto il passaggio di Serena Calvetti e questa è Emily Collomb in terza posizione. Passaggio in discesa nei tornanti, Eva Lechner affronta senza nessuna difficoltà questo passaggio tecnico impegnativo, sempre Serena Tasca alle sue spalle, l'atleta della TTC Pro Racing Team. Attenzione, piedi a terra per Serena Tasca che riprende subito la sua gara. Terza posizione assoluta per Lisa Rabesteiner che ci sembra avere rinunciato alla lotta per il primo gradino del podio nella sua categoria. Passaggio per Serena Calvetti, attualmente è in seconda posizione nella categoria Elite, è quarta assoluta in questo punto. Transita anche Emily Collomb che occupa la terza posizione nella categoria Under 23. Ma andiamo all'arrivo, dove va a vincere la categoria Under 23 Serena Tasca con il tempo di 1 ora 18 minuti 50 secondi. Al secondo posto arriva Lisa Rabesteiner, Focus XC Italy Team, staccata di 1 minuto e 27. Terzo gradino del podio per la compagna di squadra Emily Collomb. Il suo distacco da Serena Tasca è di 2 minuti e 55 secondi. Ma torniamo sul percorso, ultimo giro per la gara Elite femminile, sempre Eva Lechner da sola al comando, inseguita ora da Serena Calvetti, la piemontese della Coratec Kate. Sono quasi 3 minuti il distacco tra le due atlete. Terzo posto per Mara Fumagalli, KTM Protec Dama.
Ma andiamo all'arrivo dove tutto è pronto ad accogliere la nuova campionessa italiana cross country, ed è proprio lei, Eva Lechner del Centro Sportivo Esercito, ad aggiudicarsi la maglia tricolore con il tempo di 1:40 esatti. Secondo posto per Serena Calvetti del team Coratec Kate, distaccata da Eva Lechner di 3:02. Terzo gradino del podio per Mara Fumagalli, medaglia di bronzo per l'atleta della KTM Protec Dama. Il suo distacco da Eva Lechner è di 5:43. Ma per la posizione sapevo che più avanti non potevo arrivare, speravo in una gamba un po' più buona, però ho visto subito che non era proprio il massimo, allora ho cercato di andare regolare tutta la gara e non saltare, perché se salti qua non arrivi più. Eva Lechner, oggi un campionato italiano dominato da parte tua. Sì, però è stato con Carl una gara durissima e ho fatto tanta fatica. Podio donne junior con Eleonor Barma-Verein, Alessia Verrando e la vincitrice Martina Berta. Andiamo al podio donne under 23 con al terzo posto Emily Collomb, al secondo Lisa Rabesteiner e la nuova campionessa italiana Serena Tasca. Podio donne elite con al terzo posto Mara Fumagalli KTM Protec Dama, al secondo Serena Calvetti della Coratec Kate e la neo campionessa italiana donne elite Eva Lechner del Centro Sportivo Esercito. Ultima gara di giornata, la gara junior maschile, dove a vincere la maglia tricolore è Francesco Bonetto davanti a Jacob Dorigoni e Joelle De Cosmo. Nella giornata di domenica hanno corso le categorie Master, questi sono i nuovi campioni italiani cross country. Master Elite Ivan Zulian, M1 Fabio Zampese, M2 Mirko Balducci, M3 Massimo Folcarelli, M4 Nereo Canale, M5 Roberto Pesavento, M6 Claudio Zanoletti, Sport Woman Beatrice Balducci, Master Woman 1 Lorena Zocca, Master Woman 2 Roberta Seneci. E da Volpago del Montello è tutto, un saluto da Carlo Rosa, MTB Gran Fondo torna la prossima settimana. Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.